Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Kingdoms Reborn. Vi faccio un piccolo disclaimer: io non sono avvezzo a questo genere di giochi, nel senso che li ho sempre giocati, ma non sono una cima. Questo è un video a scopo informativo per farvi scoprire un nuovo titolo. Ovviamente io non so tutto, ma non so minimamente tutto di questo titolo, ma lo esploriamo insieme, un po' come dico sempre farebbe un amico a casa di un altro amico. Ha preso il gioco, lo andiamo a vedere, quello che magari non si può vedere da altri video. Inizio col dirvi che il gioco è in Early Access e il gioco non è in italiano. Il gioco però ha una modalità competitiva o cooperativa multiplayer, quindi lo potrete giocare insieme ad altri amici creando la vostra partita e giocando. Al momento non c'è molta gente. Io l'ho provato un attimo e l'ho trovato estremamente intrigante, anche per il fatto che comunque ci sono le stagioni che passano all'interno del mondo. Ci troviamo in un mondo rinato dopo una catastrofe di glaciazione, insomma. Andiamo a creare un nuovo mondo, randomizziamolo, creiamo tutto a livello medio, la difficoltà parte dalla normale fino a quella estrema. Possiamo scegliere ogni tipo di cosa, temperature, medie, io faccio medie. La prima volta che ho fatto un randomize mi ha messo un numero, io metto il numero che preferisco, genero il mondo e andiamo. Il mondo verrà creato e dovremo scegliere una zona dove partire. Quindi la grande glaciazione ha lasciato la civiltà in rovina, molte poche furono quelli che insomma hanno resistito alla piaga, al freddo che ha conquistato la terra. Sono passate decadi da quando insomma il freddo ha preso la nostra terra, il nostro coraggio, speranza, insomma sì, solita roba. Allora, questa è la mappa da cui iniziamo. Con WASD ci si muove, con la rotellina si zoomma, con QED si ruota, ma anche tenendo premuto la rotellina. La mappa molto bella, acqua molto bella. Ogni regione ha una, non tutte in realtà, ha una peculiarità. Che possono essere il terreno adatto alla coltivazione di cacao, terreno per la vite, insomma, per fare l'uva, terreno per la quella roba lì, insomma, che pronunciare su YouTube non è mai il massimo, e per il cotone, insomma, ogni regione ha la sua temperatura, insomma, le sue stagioni e così via. La mappa è anche bella grossa. E all'interno di questa mappa poi troveremo anche altre civiltà, ma non sono finite qui le novità, insomma, perché di cose ce ne sono. Allora, io prendo questa che ha un deposito d'oro, di iron, ma non abbiamo abbastanza spazio costruibile. Io allora faccio questa perché il carbone è importantissimo all'inizio, perché va a riscaldare le case durante l'inverno. Il problema è che ho paura di non avere spazio. Comunque noi lo compriamo, possiamo andare a spendere dei soldi. I soldi sono importantissimi e vi farò vedere a breve il perché. Io posso prendere un po' più di arance spendendo un po' di più, sì. Va bene, insomma, poi le risorse sono il cibo, insomma, le arance, il legno per la costruzione e come combustibile, le medicine, gli attrezzi in acciaio e la pietra per la costruzione. Iniziamo. Abbiamo già sbloccato il bridge, insomma il ponte. Dobbiamo fare la town hall. Questo carbone dovrebbe essere la town hall. Vedete che non è propriamente piccola. Io evito di metterla qui perché mi andrebbe a demolire degli alberi utilissimi all'inizio, però a breve poi ci miglioreremo le nostre condizioni. Inizio piazzandola qui. Sì, lì va bene. Ora dobbiamo scegliere una carta e qua si svela l'arcano. Metto in pausa così vi spiego. Ci sono delle carte che verranno acquistate usando il denaro che vedete qua a lato. Qua a lato vedete la temperatura, siamo a meno 4. Io avevo fatto un'altra partita, eravamo a 18 gradi. Abbiamo il numero di persone e il numero di bambini. E ovviamente i bambini non lavorano, gli adulti sì. Abbiamo la popolazione e
qua sullo zero invece la popolazione che può, che ha una casa al momento. Qua lo storage, dovremmo fare altri stockpile, altri magazzini, insomma, quando avremo più risorse. Qua a livello di felicità, dovute a calore, cibo, casa, insomma, divertimenti. Il l'oro con le entrate che avremo ogni volta, il legno, le medicine, i tool, la pietra, il cibo totale con diviso per tipi e in questo caso arance. I beni di lusso di tier 1, 2, 3 che al momento non abbiamo. Al momento all'inizio dobbiamo scegliere una carta. Abbiamo l'investimento, quindi un più 30 di entrate, oppure sbloccare il farming di grano per farne la birra o il trading post. Io faccio l'investimento in questo caso, quindi avremo un investimento maggiore, quindi un aumento delle entrate. Abbiamo un'altra carta da scegliere, produttività più 20, i semi di cavolo o l'iron smelter. Io faccio l'iron smelter, prendo. Sono tutte carte che abbiamo qui. Le carte sono monouso, sì, gli dico di guidarmi così almeno vi spiego un pochino come funziona. Ogni tot secondi, in questo caso 138, ci verrà dato la possibilità di acquistare una carta. Qualora queste carte non ci piacciono, potremo la prima volta cambiarle gratuitamente, dopodiché spendendo 10, poi 20, poi 30 e poi esponenzialmente aumentando. Le carte disponibili, quelle tra cui potremmo scegliere, dipendono anche dalla ricerca che noi abbiamo effettuato. In questo caso noi possiamo prendere il Mushroom Farm oppure il fishing, vedete, ce ne sono di più perché queste sono carte monouso, nel senso che noi possiamo andare a costruire un edificio tra questi, che sono banalmente il ponte, la casa, lo storage e la strada, appunto, come ho già detto, e basta. Tutto il resto è monouso, quindi in questo caso io prendo un mushroom farm e iniziamo la cultivation di funghi. Vedete che l'abbiamo qua. Ok, vado a avviare la partita, vedete che lo iniziano. Quello che noi possiamo fare poi, che è molto importante all'inizio, è prendere questo menu qui e dirgli abbattete tutto e gli dico prendetemi il legno, anzi prendetemi anche il legno di qua perché è molto importante. Un'altra cosa importante da sapere è che se noi clicchiamo su una regione adiacente, in questo caso spendendo 369 possiamo comprarci anche questa provincia. Quindi in questa provincia avremo l'iron da poter scavare e avremo anche un altro clima, insomma, va bene. Comunque intanto vedete la gente che inizia e lavora e fa. Qua abbiamo il carbone, dovremmo... No, è pietra questa, ma allora mi chiedo dov'è il carbone? Ah, qua sì, nella montagna abbiamo pietra e carbone. Ok, dovevo pensarci a fare un iron smelter. No, non un iron smelter, un carbone, insomma. Va bene, allora iniziamo costruendo la farm. Lasciamo, vedete quello arancione, lasciamo lo spazio per la strada. Lo mettiamo lì. Ok, e inizieranno a costruire. Il gioco si assicura che noi all'inizio produciamo tutto come dice lui. Non voglio ancora comprare. Allora, sì, dobbiamo costruire anche una nuova casa adesso perché sennò poi è un casino. Quindi iniziamo a piazzare una casetta. Vabbè, facciamo una strada qui e poi ci piazziamo una casa, così almeno così, perfetto. Così iniziamo a dare, mi pare, 4 spazi alle persone. Dobbiamo fare molta attenzione perché qua la linea poi va a finire. Qua magari ci mettiamo anche un porticciolo, insomma, per poter pescare. E andando sul centro città potete scegliere se distribuire in modo automatico i lavoratori e i costruttori oppure farlo voi stessi. Potete aggiornare la città a livello 2 oppure demolirla e costruirne un'altra, spostare la popolazione. Qua in alto c'è una tribù e va bene, però intorno potete vedere che noi siamo qui, qua c'è Rowan e qua c'è un altro tizio, Astrain. Possiamo mandargli un regalo cliccando gift oppure diplomacy, andare a dichiarare amicizia o sposare una figlia, insomma, e creare un'alleanza. Ma questo non lo faccio perché pregiudicherebbe la mia partita da subito, perché farei fuori tutti i soldi. Ora abbiamo sbloccato anche la ricerca, che la vedremo poi in alto a destra. Comunque la tecnologia di ricerca si snoda su 8 ere, fino al machinery, pesticidi,
thinking machine, le macchine pensanti, insomma, i militari avanzati, insomma, passando per riserve idriche, giardini, trader discount, wine snob, insomma, è un gioco in early access, ma ne ha già parecchie di cose. Io quello che faccio all'inizio è spy guard, kidnap guard, possiamo rapire comprarci le carte di rapire le guardie del tesoro. No, io prendo più 20% alla raccolta, mi serviranno 133 minuti per farlo, quindi ci vorrà una vita per portare avanti la ricerca. Insomma, la ricerca ci porta ad avere nel mazzo, appunto, delle possibili scelte, che vedete adesso ne abbiamo altre, di ulteriori carte. Insomma, coal mine ci mancava, la paghiamo 100 e la costruiamo, perché inizieremo a prepararci all'inverno a breve, perché arriverà l'inverno e passerà prima ovviamente dall'autunno. Adesso vediamo se riesco a fare la coal mine, deve essere sulla montagna, in questo caso la facciamo lì, la coal mine. Vedete che c'è la stradina, la andiamo a costruire. Adesso abbiamo la strada che passa da qui, la facciamo congiungere e poi arriviamo giù così. Perfetto, adesso la gente inizia e costruisce, ci servirà del legno e della pietra, quindi legno ne abbiamo un po', ma poi a breve finirà, dovremo fargliene abbattere altro e poi acquistarci una regione a fianco, una sorta di civilization in tempo reale, insomma, lo definisco così. Questa è la casa, pensate che la casa cambia, io ne ho fatta una in un'altra partita, in una regione non desertica, e aveva completamente un altro aspetto. Qua potete addirittura upgradarla con la pietra, aumentandone l'isolazione, e quindi d'inverno consumeranno, comunque sarà più efficiente il carbone. Allora, io adesso voglio fare un'altra casa, ma voglio farla sull'erba qui. Vediamo se me la fa diversa, perché veramente lo scopro adesso insieme a voi il fatto che ci possa fare una cosa del genere. Che poi ho visto anche che il fatto di costruire magari una casa vicino a un qualcosa di più di rumoroso, insomma, così porta comunque più infelicità. Si vede la faccina sopra. Mi dà il verde di zone ideali dove costruire, ma appeal, ok, infatti appeal 82, 100, piace qui, 100 città, ma io voglio farla qui perché è più lontana, davanti alla magari la gente che abita magari qui, va a lavorare lì, non lo so, si gestiranno loro. Però al momento vedete abbiamo 4 persone che vivono sotto un tetto. Sarà un problema quando arriverà l'inverno se tutti non avranno una casa, quindi dovremo avere la fortuna magari di trovare qualcosa di interessante. Io prendo anche la carta del Forester, che costa una barca di soldi, ma sarà utile. Abbiamo anche uno storage full, sarà molto utile, e adesso facciamolo perché storage, perché sarà molto utile, farà freddo, insomma la gente morirà, insomma, di freddo, ecco quello volevo dire. Vabbè, questo è lo storage, manage storage dentro tutto, sì dai, e iniziano, costruiscono. Allora, tanto qua sta costruendo la casa, infatti vedete la casa è completamente diversa, qua mi prendeva un po' il bioma desertico e mentre qua no. Li ha già collegati insieme. Upgrade at fireplace, possiamo fare col mattone il camino anche qua. Vabbè, comunque qua è la rotazione. Allora, intanto qua possiamo anche andare a potenziare la fabbrica dei funghi, andando a fare una produzione intensiva, una cura intensiva, ma non mi interessa, insomma, teniamo d'occhio il cibo. Vedete, stiamo finendo le arance, ma stiamo producendo funghi. Poi inizieremo anche con la pesca. Abbiamo il forester, io lo metto qui. Vedete che mi dà un'area in cui lui agirà. Preferisco darlo qui, in questa zona, in modo che mi curi, non sul deserto, ovviamente, lo piazziamo qui, perché poi lui, adesso appena costruiamo, vedrete che cosa potrà fare. Ogni zona potete, in questo caso la miniera, dargli una priorità, insomma conservare risorse o scavare rapidamente, ma soprattutto vedete la produzione che ha, quanto resta all'interno della miniera, e soprattutto potete aumentare, aggiornarla, a dargli più laboratori, aumentare la produzione, e questo invece non so cosa sia, aumenta la produttività, insomma, ecco.
Qua abbiamo delle carte che penso si possano adattare. Comunque, vedete, in questo caso, se vogliamo delle carte, paghiamo 10. Se no, aspettiamo. Ok, abbiamo nuove carte. Raccogliete l'ufficio di immigrazione per accogliere nuova gente. Fishing Lodge io lo compro perché mi interessa molto. E vedete che in questo caso lo posso andare a piazzare qui. Tech. No. Efficienza 126%, mi dice qui. Però 92. Sì, metterlo nell'acqua sì, in effetti si può. Vabbè, così? Sì, dai. Perfetto. Abbiamo iniziato un'altra produzione di cibo. Quindi andiamo così e facciamo collegare. Oh, mamma mia, sta andando tutto alla grande qua. A breve succederà qualcosa del tipo che... Oddio, ma c'è qualcuno anche qua? Hanno buttato giù tutto? No, ok. Mi sono spaventato per un momento, sono andato troppo indietro, non mi caricava gli alberi. No, ok, gli alberi ci sono ancora, ho detto sono spariti tutti, infatti qua non li avevo battuti. A breve passeremo alla stagione successiva, passeremo all'autunno. E quindi sembra vedere un pochino lo spettro dell'inverno, dovremmo pensare anche di conservare qualcosina. Come legname o carbone, perché dobbiamo produrlo. Dovrei fare anche la raffineria, l'iron smelter, che praticamente mira fino al ferro, ma il ferro dovrei fare un'altra miniera e togliere il ferro dalla montagna oltre al coal. Questo invece lo Statistic Bureau me l'hanno regalato adesso e praticamente mi permette di vedere le statistiche della città e mi sembra un po' uno spreco farlo adesso. Usiamo l'investimento. Lo possiamo usare? Dobbiamo usarlo. Global slot. Nel global slot dovrebbe essere questo. Infatti vedete che lo mettiamo all'interno del municipio, quindi andiamo ad avere più 30 di introiti e così mettendo a parte un po' più di soldi. È partita anche la musica adesso che prima non c'era. Allora adesso abbiamo una missione: produrre 500 di pesce e climare un territorio. Allora, il territorio che climo è questo, che mi dà comunque è un po' uno spreco però in effetti piuttosto allora compriamo questo. Costa una barca di soldi. Questo è proprio grande, anche il mare. Compro questo, mi costa 369 e diventa mia anche questa provincia. Perfetto, vedete, adesso i cittadini potranno arrivare fino qui a prendere le cose. Io magari inizio già a dirgli di abbattere un pochino gli alberi di questa zona qui, così almeno facciamo un passaggio verso la zona qua della montagna. Allora, intanto anche qua abbiamo delle pietre che potremmo fargli scavare, però vabbè. La gente poi va anche da questa parte, ma non ho capito cosa, perché poi vaga nel deserto e poi torna a casa. Allora, vediamo, abbiamo solo 8 persone su 26, quindi dobbiamo vedere qua nelle carte. Abbiamo preso anche il ranch per i maiali e l'hunting lodge che ci fa la caccia di animali, la taverna per aumentare il divertimento dei visitatori. I miei visitatori non ce li ho, mi sembrano anche abbastanza felici, quindi non insistere sotto questo aspetto. Io provo che è gratuito a fare un cambio. Pellegrino del deserto. House costruita più 5. Ah, è interessante. Costa un botto, non mi interessa. La quarry mine stall for mountain. Beh, io la compro, nel dubbio me la tengo lì. Ok, dobbiamo fare altre case adesso, c'è poco da fare. Quindi altre case, sono enormi queste case però. House. Sì. Vabbè, ne piazziamo un'altra qui. E poi magari... Ecco, adesso è cambiato. Siamo passati in autunno, quindi gli alberi ci sono, ma sono diventati tutti colorati. E lì c'è qualcosa. E quindi dovremmo magari comprare sta zona. Comunque, vabbè, io inizio a fare un salutino al mio vicino Asten, che si è già espanso molto più di me, perché sta iniziando già un'opera di il Pig Ranch, insomma, sta portando avanti la cosa. Gli dichiaro amicizia, lo saluto e poi gli do anche un dono. No, non gli do un dono, non gli do niente, gli ho dato appena 200 monete e gli dichiaro la mia amicizia. Bene, poi cosa cambi questo non lo so. Vabbè, dobbiamo costruire 5 case, quindi costruiamo 5 case. Le case ci chiedono 20 di legno, non ho ancora molto legno, quindi... E io una, e ne faccio fare un'altra.
E un'altra ancora. Il problema è che... Ah, una carovana è arrivata. Vogliono commerciare. Allora, posso vendere? Vendo niente, non voglio vendere il pesce. Vendo pesce. Vendo pesce. Sì, giusto così per... Pig Ranch, lo compro anche lui che magari mi sarà sempre utile prima o poi. Non abbiamo più già spazio nell'inventario ancora, abbiamo finito anche quello. Non ci non abbiamo più praticamente legno, quindi adesso io gli do anche l'incarico di abbattere qui, e abbattere, ah ma lo sto già facendo, e gli do anche l'incarico per un'altra casa ancora, in modo da migliorare ancora la copertura. Siamo neanche a metà della gente che attualmente è senza un tetto sulla testa. Facciamo un altro store, che piazziamo qui, non ci stanno spazi per la casa, quindi piazziamo un mega magazzino anche lì collegato all'altro. È molto bello perché si capisce chiaramente che cosa c'è: arance, carbone, i funghi. Io trovo questo gioco un mix tra Ymir, che mi è piaciuto molto, un Civilization, uno dei tanti altri che, insomma, che ho portato così, un Banished o simili. Però lo trovo veramente, anche in inglese comunque vabbè, lo trovo intuitivo, chiaro nella grafica. Questa meccanica delle carte è molto carina. Se io chiudo qui dovrei venderla la carta. C'è anche questa meccanica qui con le carte, vedete la ricerca adesso sta andando avanti pian piano e miglioreremo la cosa. Ben fatto, le persone sono felici quando hanno finalmente una casa dove vivere. Beh, 20 persone, adesso 20 su 26, ottimo. Provvedere a avere abbastanza casa importante, le persone senza tetto possono migrare altrove o morire durante l'inverno, come dicevo io. In altre mani, attraggono i migrati, insomma. Clicca sulla Town Hall e dagli il focus e clicca su Upgrade. Facciamolo subito. Infatti l'upgrade della Town Hall è stile desertica. Anche la ben costruita. Upgrade. Abbiamo sbloccato nuove carte aggiornando la Town Hall. In pratica adesso nel mazzo avremo anche semi di grano, semi di cavolo, snatch non so cosa sia, e la possibilità di acquistare o vendere cibo. Abbiamo sbloccato anche il bottone della priorità. Per dare priorità, insomma, in tre stati: default, priorità o non permettere il lavoro. La Town Hall è a livello 2, si può aggiornare le ricerche tecnologiche, insomma, le case e tutto, va bene. Ricerche tecnologiche, infatti qua dobbiamo cercarne 4 per poter salire a questa era qui. Il gioco mi sembra che parecchio profondo, bisogna vedere come va avanti a livello proprio di diplomazia, eventualmente di conflitti con altre persone, ma questo lo si vedrà col tempo, insomma. Gold Rush più non abbiamo miniere di d'oro, quindi non ci interessano. Più produttività se abbiamo un blacksmith non mi interessa. Sustain book. Consumiamo il 40% in meno. Sta iniziando a nevicare, o sbaglio? Ma stiamo andando velocissimi adesso, come mai? Ho accelerato io per sbaglio? Sì, probabilmente sì. No, ma voglio diminuirlo, scusate. Stop. Voglio capire come si fa perché ho accelerato per sbaglio e non voglio che... no. Qui. Ah, V. Ok. Ma non voglio accelerare la velocità. E vabbè, me l'ha velocizzato, ma va bene. Siamo in inverno adesso. In inverno è dura. È proprio bellissimo. Dimmi che non è ghiacciato il lago. No. Sembrerebbe di no. Però, boh, vediamo. È bellissima anche la mappa così, eh. E loro intanto come se la passano? Allora hanno già il charcoal burner. Guarda, è un bruciatore.
Hanno anche un costo di mantenimento tutte queste cose, quindi bisognerà vedere. Ah, abbiamo anche un'altra carta, quindi questa la posso mettere qui. A global. Eh no, mi servirà un edificio dove chiede una carta di... Ah, ho capito, praticamente qua chiede il legname. E qua mi chiede il 40% in meno, quindi io adesso vado a chiedergli il 40% in meno, quindi... Arrivederci. E quindi quanto me ne chiede? Meno, ne chiedeva 5, ne chiedeva il 40% in meno. Vabbè, comunque intanto la carta lì la possiamo togliere dopo, quindi va bene. Cibo siamo messi discretamente bene. Ci sono delle persone che non hanno una casa, quindi purtroppo adesso magari quest'inverno se ne andranno. In casa vedete che c'è gente che qui lavora sia qui che là. E qui che lavora sia al forester che... Ecco, non vi ho fatto vedere il forester. Il forester taglia e pianta. Si può dare priorità agli alberi da frutto o meno, io do a ogni albero, poi possiamo andare a aggiornare il management degli alberi, le tecniche di caduta degli alberi, insomma, si aumenta sempre l'efficienza anche di questo mestiere. Abbiamo nuove carte, abbiamo Buy Wood, praticamente con 50 ci dà legno. Io lo faccio perché d'inverno è importantissimo il legno, quindi compro. La taverna sarebbe stata utile, ma va bene. Abbiamo ancora? No. Self-food? No. Compriamo. Costano un sacco i semi di grano. Poi d'inverno comprare semi di grano non è il massimo. Pesce. Vedete anche il grafico dell'evoluzione. Sta calando tantissimo. Autosaving. Niente, purtroppo mi è partita la velocità così e non riesco a capire. Speed boost. Non capisco come mai. Ma no, non è la velocità della partita, credo, però. Non lo so, non riesco a capire cosa sia questo, onestamente. Vabbè, comunque, due carte. No, no, non mi interessa, faccio pass. Ah, ma era un bonus che mi dava, ok. Cabbage Seeds, no. Ah, c'è lo snatch. Vedete, in questo caso io se pago 20 faccio un giro di nuovo. Charcoal Burner. Ah, allora, brucia legno in carbone. Ah, produce carbone usando il legno. Vabbè, abbiamo la miniera, non mi serve. Ah, siamo già in primavera. Siamo tornati in primavera, bene. E poi potremmo andare ad analizzare il consumo di ogni edificio per stagione. Quindi ci faremo produzione, scusate, di ogni cosa. Qua me le ha fatte ancora deserti queste case e qua no, vabbè. Insomma, mi sono messo cosa da non fare metà tra due cose. Questi qui si stanno espandendo. Mi piacerebbe poi fare un po' di soldi e comprarmi qualche regione vicina. Importante come ad esempio questa, perché questa sembra proprio bellissima. Ah, posso claimare la provincia usando il cibo. O a soldi o a cibo. La prendo a cibo. Allora, ho una carta rara, prendere le wood crates, quindi prendere subito quelle cose di legno che abbiamo visto. Quindi prendere subito 100 di legno, guadagnare subito 10 in gioielleria o 80 in pottery. Quindi vasi o gioielli? Io prendo gioielli. Dovrebbe andarmi bene. Abbiamo aumentato gioielleria, ma che in realtà io non vedo qua. O che sia un pannello di ricerca che abbiamo aumentato, o qualche bene di lusso, non lo so. Vabbè, insomma, ci siamo presi anche questa zona, quindi qua possiamo andare a creare un bel porto, una, o un'altra città, insomma. Molto interessante. Snatch ruba oro uguale al... Ok, pensa, come ultima cosa vi dico, pensate a questo gioco giocato in competitivo o soprattutto in cooperativo con un amico. Può essere una soluzione interessante. Questo era Kingdom Reborn. Vi ringrazio ancora per la visione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. E alla prossima. Ciao ciao!